Ogni promessa è debito e come abbiamo annunciato al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo, la Fondazione Verde insieme agli amici di Campagna Amica e di Terra Nostra hanno deciso di dare un omaggio ai giovani vincitori del contest organizzato dai ragazzi di Momento, che sono giovani innovatori, che puntava quest'anno al tema in particolare del turismo. Ora, i vincitori sono state tre realtà, di cui una è qui presente ed è Act for Italy, rappresentata da Simone Prato, presidente, e vicino a me c'è Elisabetta, che è la responsabile nazionale dell'organizzazione Terra Nostra, quindi di Campagna Amica, che è la fondazione che si occupa di raggruppare la parte, diciamo, di eccellenza della biodiversità italiana. E quindi direi un messaggio tuo innanzitutto e poi chiederemo a Simone una sua parola. Beh, un grande in bocca al lupo a questi ragazzi. Per noi, per Campagna Amica, per Coldiretti, avere nelle giovani generazioni i testimonial per la valorizzazione del territorio della nostra Italia è sicuramente simbolo di un futuro prospero per i nostri agricoltori. Quindi ben venga iniziative del genere per la promozione dell'intero territorio italiano. E questa iniziativa è collegata ovviamente a Io Viaggio Italiano, per la campagna che abbiamo promosso, dove tra l'altro c'è Campagna Amica, ci sono i cuochi, c'è anche Act for Italy, c'è Fanpage, ci sono molte realtà che hanno un obiettivo semplice: facciamo scoprire l'Italia bella, l'Italia anche dei piccoli medi centri, creiamo un turismo, abbiamo scritto qua, turismo sicuro, sostenibile e smart. Cioè, è vero che ci sarà bisogno di avere attenzioni e precauzioni maggiori, ma l'Italia garantisce una grandissima varietà di luoghi. Moltissimi di questi luoghi permettono un turismo all'aria aperta bellissimo. Pensiamo ai 3.000 agriturismi, per esempio, di Terra Nostra, ma pensiamo alle tantissime realtà dei borghi e delle realtà del nostro territorio. Ed ecco perché mi fa molto piacere che Simone ci dica qualcosa del progetto con cui avete vinto, che è il progetto che è stato premiato dai giovani di Momento. Certamente, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Campagna Amica e Fondazione Univerde per il riconoscimento che ovviamente accettiamo a nome di tutti i volontari di Act for Italy, a cui va il merito. Il nostro progetto punta a far ripartire il turismo e la cultura in Italia mettendo al centro il valore della sostenibilità, che deve essere la nostra bussola nel momento in cui andiamo a fare delle scelte che influiscono anche sulla ripartenza economica di queste attività. E quindi a maggior ragione questo riconoscimento ci incoraggia e ci invoglia a continuare su questo percorso. Perfetto. E tra l'altro quindi l'omaggio nostro è anche il libro dei sigilli di Campagna Amica, che sono i prodotti della biodiversità. Questo è il primo volume, quest'anno uscirà il secondo volume, e poi dei prodotti da godersi anche da un punto di vista di vini, marmellate e prodotti tipici offerti dagli agricoltori di Campagna Amica. Grazie.